Benvenuti a questo speciale della nostra cronaca aretina che vedete un po', diciamo, in versione natalizia. Del resto ci avviciniamo appunto al Natale. Allora, abbiamo scelto, e la ringraziamo per questo, insomma, di essere qua con noi, di ospitare la dottoressa Gabriella Rossi, presidente di Tecla Onlus, perché, insomma, ci sembrava giusto e bello parlare dei tanti progetti, insomma, che lei con la sua associazione ha fatto e penso farà anche con il vostro aiuto. Quindi diciamolo fin da subito, lo sappiamo che nel periodo natalizio sono tutti lì a chiedere, ma insomma noi qui chiediamo per un buon motivo e soprattutto, ecco, c'è un referente, no, territoriale di questa associazione. Io credo che questa sia una garanzia molto importante nei confronti di chi poi va a donare. Piero Franchini, da noi è importante dire, dire che va bene anche dopo Natale. Ah, sì, sì, ma sì, infatti noi Pasqua, accettiamo quindi, anche quindi, per tutto il periodo della... Però, parecchi chiedono a Natale, per noi va bene anche... Esatto. Piero, una terra che a te è molto cara, quella del Madagascar, sì, che insomma spesso e volentieri quando ne parliamo ti commuovi, ma del resto è normale che sia. Ho passato 14 così. Mesi, là, ecco. Quindi sì. Ecco, è una terra assolutamente ancora davvero martoriata, no, Gabriella, da, insomma, da tanti flagelli, non ultimo addirittura una recrudescenza della peste. Però io vorrei iniziare da, insomma, da questo, tu vieni da un viaggio, no? Sì, sono e quindi, tornata alla fine di novembre. Ecco, che cosa lascia un viaggio in Madagascar e che, nell'animo di chi si impegna per questi progetti? Io credo che mi ha lasciato tanto questo viaggio, perché sono andata proprio nel sud del Madagascar, dove la povertà, i livelli di povertà sono veramente importanti. Nella prima missione dove sono stata dalle suore, dove non avevano acqua e dove c'era un po' di luce col generatore. Per cui vivere una settimana senza potermi lavare è stata una cosa un pochino faticosa. E infatti quando sono tornata subito mi sono ammalata, ma credo che perché le emozioni, le sensazioni sono state tante, e vedere la povertà e vedere che ancora siamo nel 2018, perché siamo nel 2018, sì, certo, e che i ragazzi ancora vivono per un piatto di riso. Io ho visto mangiare costantemente colazione, pranzo e cena riso bianco e forse con qualcosa di verdura, per cui è una tristezza che ti mette dentro l'anima. È vero che sono sereni, che la maggior parte nei villaggi non sanno che il mondo è diverso, però è una tristezza assoluta che ti entra dentro l'anima e in qualche modo secondo me me l'ha sopportata d'Arezzo. Sì, questo è un qualcosa che era tangibile già dai primi momenti in cui ti eri impegnata, se non ricordo male, insomma, in questa associazione, che sono quanti anni ora che... La Tecla Onlus è nata nel 2010. Quindi insomma è già un bel pezzo di vita, diciamo. Abbiamo iniziato a lavorare in Sierra Leone e poi abbiamo iniziato... Poi ecco, ricordavo infatti. Sì, la Sierra Leone, e adesso ci siamo sposati nel Madagascar. Ma l'assurdo è che io proprio quest'anno per la prima volta sono andata nel profondo sud del Madagascar, dove lì la povertà è assoluta. Noi abbiamo fatto anche una fabbrica del cioccolato a Nosicomba, ma io non ci sono stata perché so anche da Piero che il nord è molto turistico e Nosicomba tutto sommato c'è la povertà, ma c'è anche il turismo con dei resort a 5 stelle. Ancora non ho visto la fabbrica del cioccolato che abbiamo costruito, perché mi piaceva vedere i progetti, che abbiamo fatto dei progetti un po' strani, come quello di aiutare delle donne. Abbiamo aiutato 33 donne, di cui 7 analfabete, e abbiamo dato il microcredito, abbiamo dato all'inizio 20 euro, che per noi non sono niente, ma per loro gli ha permesso di comprare delle cose, del materiale per creare cappelli, per creare borse, la coltivazione del pepe, le risaie, la coltivazione di ananas, e per cui per noi questo era un progetto che io volevo vedere veramente la realtà, perché abbiamo mandato i finanziamenti senza, fidandoci di una suora, ma senza renderci conto realmente com'era la situazione. Allora, abbiamo insomma capito che Tecla Onlus adotta questo, diciamo, leitmotiv, cioè di aiutarli a casa loro, ma non perché proprio credo che sia la strada più giusta e più corretta. Quindi questo diciamo microcredito di cui parlava insomma Gabriella forse potrebbe essere una strada, però mi sembra di capire, Piero, che veramente lì, diciamo, l'emergenza più importante purtroppo ancora oggi, siamo ormai nel 2018, è la fame. Quindi
Sì. Insomma, è proprio un cazzotto nello stomaco a tutti gli effetti, anche solo pensarlo, però è così. Sì, dunque lì ci sono appunto delle zone dove magari è meno sentita, perché le zone più vicine a, appunto al mare, dove c'è la, un po' di pesca, dove c'è, quindi c'è, e poi c'è più vegetazione, quindi ci sono i frutti magari. Ecco, però nell'interno effettivamente ci sono dei villaggi che io certe volte ho chiesto e ho detto, ma com'è possibile che questi ancora stanno qui, no? Magari non vanno, e di solito abbiamo visto che mandano i figlioli, le figliole a cercare di trovare fortuna. E quindi ecco, lì purtroppo diciamo che i governi che si sono susseguiti hanno cercato di fare qualcosa, soprattutto con l'aiuti che ci sono stati appunto anche da parte dell'Italia, da parte dell'Europa. E quindi ecco, però tutto sommato poi la corruzione anche lì impera, e quindi ecco, diciamo che c'è gente che sta bene e che magari vive sulle spalle di quest'altra povera gente che effettivamente vive in qualche modo. E diciamo che ecco lì il turismo si svolge in questa isolona, che è un'isolona poi tipo l'isola d'Elba, 75 km quadrati, quindi, e praticamente c'è un aeroporto internazionale, è l'isola di Nosy Be, dove ci sono sempre dai 27 ai 32 gradi costantemente tutto l'anno, e quindi ecco, è a nord, quindi a nord è praticamente è, diciamo, a circa 20 minuti con una barca veloce dalla Gran Terra, che loro la chiamano così perché il Madagascar lo chiamano la Gran Terra. E quindi e lì ecco, diciamo che si svolge la parte turistica del Madagascar. Quindi, ecco, ora hanno cominciato anche a fare altri diciamo, resort in altre parti del Madagascar, soprattutto gli italiani e i francesi. Però in certi posti effettivamente esiste solo la pastorizia, esiste solo, per dire, proprio il niente, insomma, che il deserto, quindi ecco, che è una gran terra, considerate quasi tre volte l'Italia, due volte 70, diciamo, dell'Italia, e quindi è una gran terra, quindi ci sono, ecco, diciamo, vari paesaggi e varie possibilità di vivere. Allora, come possono, diciamo, gli aretini, o non solo gli aretini, perché poi questo sarà un contributo che magari faremo veicolare anche sul web, ormai tanto si comunica più lì che da altre parti, come possono coloro che ci stanno allora ascoltando, ecco, contribuire a questi progetti? Sì, innanzitutto volevo premettere che anche quando io faccio i viaggi, o chiunque di Tecla fa viaggi, è a spese proprie, per cui tutti i soldi che vengono raccolti ad Arezzo sono soldi che vanno direttamente in Africa in questi progetti. Questo è molto importante capirlo, perché la nostra associazione Trasparenza e Cooperazione Libera Associazione, per cui vogliamo veramente una trasparenza da un punto di vista economico, perché è molto importante questo. E ora si sta cambiando l'anno, per cui c'è la nuova adesione all'associazione, il costo dell'adesione è di 10 euro l'anno, per cui 10 euro l'anno che sono tutti soldi che vanno a finanziare i nostri progetti. Ecco, dietro di lei abbiamo visto la foto di un bimbo che è ammalato di un tumore, purtroppo, e lì si muore di polmonite, si muore di gastroenterite, si muore di malaria, e il tumore, se si fa una diagnosi, serve a fare la diagnosi, ma poi non si fa altro, perché abbiamo cercato di mandare questo bambino a Antananarivo, che è la capitale, perché c'è un chirurgo, uno dei pochi chirurghi facciali, ma per ora non ci siamo riusciti, forse ci riusciremo, perché veramente il problema, tu fai la diagnosi di una malattia, non c'è terapia e non ci sono neanche i medici, lì stanno aspettando oculisti, stanno aspettando dentisti, la maggior parte delle persone hanno delle bocche terribili, terrificanti. Esistono molti maghi, chiamiamoli così, no? Che curatori, sicuri, che loro, sì, dice, praticamente sono quelli che hanno un pochino più di intelligenza e cercano di curare, da noi si potrebbe chiamare, ora immaginatelo lì, uno psicologo, quindi che vanno lì e, capito, magari gli inventa qualcosa, e allora loro si sentono meglio, perché si sentono magari presi in carico, come si dice, no? Quindi qualcuno, insomma, si, un santone, dai, come si interessa, come possiamo di loro, immaginare, quindi, ma anche per un altro motivo, che le prestazioni sanitarie hanno un costo. Ah, sì, sì. Per cui tutti i poveri che vanno in ospedale per un ricovero, per prendere una medicina, devono pagare.
E se c'è povertà non hanno i soldi neanche per pagarsi. E noi abbiamo fatto per la prima volta diciamo una schedatura, e che poi abbiamo inviato al Ministero della Sanità loro, di come era appunto, diciamo, in che situazione erano appunto gli occhi di quella gente che là. Infatti ci sono tantissima gente che ha 35-37 anni, ha già le cataratte, quindi abbiamo appunto fatto tutta questa schedatura, e mi sembra in grosso modo sui 7.000 pazienti, perché in questo tempo che non sono stato abbiamo consegnato circa 25.000 occhiali. E appunto questi anziani poverini che non avevano mai visto, e una volta che sembrava che impazzissero, per dire, no? Quindi, hanno capito com'era il mondo, hanno capito, insomma, avendo la vista un po' più sana, diciamo così. Ecco, però lì non hanno niente, ecco, per dire, anche come struttura medica, per dire, come strutture mediche a livello governativo, diciamo, proprio c'è questo ospedale militare di Tanà, che è un ospedale importante. Poi ora c'è vicino a Tanà, a 150 km, c'è questo ospedale che abbiamo messo in piedi proprio alla fine della mia missione, diciamo, con il San Raffaele, con il dottor Sala, quindi, e lì c'è un piccolo ospedale con 105 posti, e quindi, però anche lì c'è stata, diciamo, la solita corruzione che dai ci hanno dato questo terreno, però è un po' lontano diciamo dai paesi, dalle città, però c'era altre possibilità, quindi l'abbiamo fatto lì. Allora, dicevamo prima del web, Tecla Ollus ha un nuovo sito internet nel quale è possibile, insomma, intanto cercare di capire che cosa fate, i vostri progetti, ma la cosa più importante è possibile donare. Esatto. Donare online, e quindi, insomma, non muovendosi dal divano di casa, comodamente, con un click si può aderire a Tecla Ollus, certo, e aiutare le persone, i bambini che vedete alle nostre spalle. Come si può fare? Basta collegarsi www.teclaollus.it e dentro c'è il PayPal o un bonifico, anche 10 euro, tanti 10 euro fanno tanti soldi e ci aiutano a mandare avanti i progetti. Perché adesso dobbiamo costruire questa casa famiglia per le mamme, per i bambini, ospitare i bambini da 0 a 3 anni affetti da malnutrizione e con piede torto. Amasoa, che è una missione vicino a Yushi, che è una cittadina più grande, però questo costo di questa casa è di 35.000 euro e noi in questo momento abbiamo raccolto 25.000 euro, ma noi siamo fiduciosi, quindi, e speriamo che questi 10.000 euro nell'anno 2018 riusciamo a raccogliere. Magari ci riporti anche la Befana, che insomma, va bene, manca uguale. Manca il tetto, allora si scrive una bella letterina a Babbo Natale, dice ci manca il tetto, Babbo Natale ci porti il tetto, della casa. E quindi questo, quindi davvero complimenti, insomma, per questo impegno. Noi direi che ci possiamo invece, Piero, prendere l'impegno come Arezzo TV di seguire questi progetti, di non rendicontare ma raccontare, no, agli aretini, esatto, quello che questa storia. Stiamo vedendo di mettere in piedi, diciamo dopo la metà di gennaio, un'iniziativa che poi racconteremo e diremo, e siamo già in contatto, per dire, con qualche persona che sarà così gentile da ospitarci. E quindi, ecco, faremo sapere tutto in modo che chi vorrà potrà venire a trovarci. Cercheremo di organizzare anche un rinfresco per quella gente che verrà a trovarci, per vedere se magari viene a bere un goccino con noi, e quindi magari, sai, bevi un goccino, bevi un altro goccino, poi ce lascia il decino, esatto, e noi siamo contenti. Vi facciamo vedere il sito, eventualmente le foto dei nostri viaggi, e forse possiamo ospitare una suora del Madagascar che in questo momento è a Roma per un intervento, per cui potrebbe lei veramente testimoniare la realtà che sta vivendo. Okay. Per cui... Allora, direi che davvero possiamo ringraziare la dottoressa Gabriella Rossi, che è stata qui con noi per questo piccolo spaccato di solidarietà dagli studi di Arezzo TV. Vi lasciamo con un piccolo montaggio di queste foto, le più belle, insomma, abbiamo scelto di questo viaggio di Gabriella, così vi raccontano ancora meglio. Vedete quanto sono belli questi bambini. Esatto, questi bambini, e vi ricordiamo che potete donare, donare, donare. Ok? Grazie. Grazie Gabriella, grazie Piero, ci vediamo per le nostre cose. E grazie a tutti i sostenitori di Tecla. Perché ci vediamo quasi subito. Abbiamo già diversi sostenitori di Tecla che da diversi anni continuano ogni anno a donare. A donare.
perché bisogna ringraziarli, perché grazie a loro che abbiamo costruito questi progetti. Benissimo, alla prossima, arrivederci. Grazie. E buon Natale. Buon Natale, certo.